E finale, Lavola Alto fa su anche gara 2 contro Agrigento e si qualifica per la finale playoff promozione in B1. Davanti a oltre 700 spettatori, la formazione rosanero si è resa protagonista dell'ennesima entusiasmante recita stagionale. Rispetto a gara 1 il match è stato molto più agevole. Agrigento è riuscita a rimanere in partita solamente nel primo set, poi è stato un lungo inseguimento. Le squadre mostrano i muscoli e mettono in campo tutto il loro talento. La partita è da subito bellissima, sino al 15 pari il set non ha padroni. Poi Lavola Alto piazza un break di 4-1 a spezzare ogni equilibrio. Sarà l'allungo decisivo per la vittoria, 25-21. Campane con il piede ben premuto sull'acceleratore anche in avvio di secondo parziale. Al primo time-out tecnico le padrone di casa conducono 8-4. Boteva, Fattaccio e Armonia si esibiscono in prove balistiche di pregevole fattura sulle quali può ben poco la pur ottima difesa siciliana, 11-6. Al di là della rete, Sannino e Pichierri provano a ricucire lo strappo, ma la difesa casertana viaggia su altissime percentuali di ricezione e in avanti alle sue bocche di fuoco più che ispirate. Agrigento non gioca male e Caserta ad essere semplicemente perfetta. Anche il secondo set va in cassaforte 25-15. Il coach siciliano prova a scuotere i suoi ragazzi, ma i risultati ottenuti sono timidi. È sempre Lavola Alto a comandare la contesa. Fattaccio, sempre concreto e glaciare, griffa l'11-7. Un muro della Cerulla vale poi il 12-8. Agrigento si aggrappa con le unghie alla contesa, cerca eventuali appigli dove poter costruire una rimonta, non riesce a trovarli, ma non ne ha più. Caserta prende il largo, destinazione finale 25-16, tripudio. Altro risultato storico per le ragazze del presidente Barone.